4 novembre a Re di Puglia, una festa da significato sempre attuale. Sì, per me devo dire che è una grande emozione poter rappresentare il governo in questa occasione, perché è la mia terra e perché è la celebrazione di una generazione eroica e tragica che ha fondato l'Italia, perché il 4 novembre è la giornata dell'Unità Nazionale e oggi qui ci ritroviamo essenzialmente, principalmente per dire che siamo tutti quanti italiani e lo dobbiamo al sacrificio di un'intera generazione che giace proprio qui a Re di Puglia. E le scuole dovrebbero essere coinvolte, se non lo sono dovranno esserlo di più, perché è la memoria che noi celebriamo, cioè noi abbiamo il dovere di ricordare queste persone, di ricordare il sacrificio di tutti i caduti, è proprio un dovere che noi sentiamo profondamente, perché se dimentichiamo di ringraziare quelli che sono venuti prima di noi, manchiamo il nostro dovere fondamentale, non solo dei cittadini, ma anche di rappresentanti dei cittadini. 4 novembre importante di memoria, ma anche con uno sguardo a quello che sta accadendo ormai ai confini più vicini d'Europa, e credo che questo 4 novembre debba impegnare tutti ad essere, diciamo, dalla parte giusta della storia. Ecco, io credo che in questo momento ci sia bisogno di ritrovare il termine pace, ma anche la consapevolezza del grande, grandissimo ringraziamento che dobbiamo a tutte le nostre forze armate, non solo in questo giorno, ma in tutti i giorni in cui aiutano il paese. Questa cerimonia, per me, da residente di Puglia, cresciuta a fianco del Sacrario, ha effettivamente un clima e un amore particolare. Ha ancora molto senso portare i nostri ragazzi, i nostri bambini, le nostre scuole in questo museo, in questo museo, in questo cimitero, in questa storia tra le pietre d'Italia. Lo ha perché qua ci sono le storie delle nostre famiglie, dei nostri nonni e di quello che è la storia del nostro popolo.